Abbiamo ascoltato Gianmarco Carta per commentare questa sconfitta casalinga contro il Flaminia. Ora spazio al mister Massimo Bonanni. Buonasera, mister. Buonasera. Mister, allora, primo tempo nel quale probabilmente c'è stata qualche difficoltà, ripresa d'assalto, però arrivata una sconfitta. Sì, diciamo che dispiace perché il primo tempo che abbiamo fatto poteva sicuramente essere fatto in maniera diversa, in maniera migliore. Poi il secondo tempo siamo riusciti a creare delle buone occasioni. Diciamo che in questo momento l'episodio non è a nostro favore, però sono tra virgolette soddisfatto della ripresa che abbiamo fatto perché abbiamo avuto comunque del carattere. Non è facile, stiamo passando un periodo un po' particolare, però credo che con il lavoro quotidiano riusciremo sicuramente a tirarci su da questo momento. Anche i risultati, insomma, dicono che è un girone decisamente equilibrato, visto il successo del Tiferno 3-1 a casa del Siena, il Foligno che ha perso 3-0 in casa, quindi dimostrazione di un girone particolarmente equilibrato e difficile. Sì, ma lo sapevamo che il girone era un girone complicato e difficile, come dicevi te, però noi in questo momento non possiamo, e io personalmente non posso guardare alle altre squadre. Dobbiamo continuare ad allenarci, dobbiamo fare quello che stiamo facendo. Probabilmente in questo momento stiamo dando il 100%, ma non sta bastando, quindi dobbiamo sicuramente, tutti quanti noi tirare fuori qualcosina in più per cercare di vincere la prima partita stagionale, per poi iniziare a fare un percorso, giusto, un percorso importante. Percorso che prosegue a Scandicci nella prossima settimana, Covid permettendo naturalmente vista l'emergenza sanitaria, che gara sarà per te? Ma sarà una gara complicata come lo è stata oggi, ma tanto dipende da noi. Io l'ho detto sempre ai ragazzi, lo dico sempre prima della partita, lo continuerò a dire loro. Tanto dipende da noi. Noi siamo una squadra nel bene e nel male che può sicuramente determinare la partita. Oggi abbiamo fatto un primo tempo non buono e un ottimo secondo tempo. Quindi, ripeto, stiamo qui ad analizzare una partita dove gli avversari hanno fatto un tiro in porta, hanno trovato un gol strepitoso e non mi ricordo altre occasioni. Noi abbiamo provato a gettare il cuore oltre l'ostacolo fino alla fine, non ci siamo riusciti, ma diciamo che lo spirito del secondo tempo ci deve accompagnare da qua alla fine del campionato. Grazie mille, in bocca al lupo. Crepi, grazie.